Emanuele Lodolini, parlamentare PD, la Camera ha approvato la mozione che impegna il governo a sospendere il conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Perché questa richiesta? Si è trattato di un gesto molto semplice ma estremamente significativo, perché così si farebbero risparmiare alle casse dello Stato circa 20-21 milioni di euro. Parliamo di un gesto semplice perché comunque si tratta di una mozione che chiede alla zecca dello Stato di ritirare le monetine da 1 e 2 centesimi, quindi di non stamparne più. Ma al tempo stesso è di grande importanza perché in una fase come questa risparmiare 21-22 milioni di euro è una cifra molto significativa che cade in un momento in cui noi parliamo di spending review. Parlare di spending review talvolta significa parlare di tagli, ma significa parlare anche a volte di sacrifici, quindi ci sembra opportuno destinare queste risorse importanti comunque sia ad altro. Io vengo da una provincia che è stata drammaticamente colpita dagli eventi alluvionali lo scorso fine settimana, nelle giornate del 2 e del 3 di maggio. Magari risparmiare, destinare 21 milioni di euro l'anno ad una pianificazione territoriale, ad una pianificazione urbanistica che tenga conto dei cambiamenti climatici, rende importante quello che noi ieri abbiamo approvato. Ma non ci sarebbero rischi inflattivi? Noi non abbiamo visti, non li vediamo, altri paesi a livello europeo hanno adottato misure come queste, penso ai Paesi Bassi, ma non solo, e quindi questo precedente ci fa dire che la cosa è possibile, è fattibile, anzi noi ieri abbiamo avanzato una richiesta in più, sarebbe utile magari abolire anche la banconota da 500 euro, sarebbe un contributo importante a far circolare meno moneta, a contrastare efficacemente tanta illegalità che gira, tanto nero, e quindi questa misura sta dentro questa mozione che noi abbiamo approvato e non vediamo i pericoli. Risposte dal governo? La risposta del governo è stata positiva, ha presentato una semplice riformulazione, però non intaccava quello che era il contenuto vero della mozione. Alla mozione devono corrispondere fatti adesso, quindi è importante che ci si attivi presto, ma non ho dubbio che il governo, forte di questa spinta che il Parlamento gli ha dato, la Camera dei Deputati gli ha dato, saprà quanto prima far tesoro di quello che abbiamo approvato, nell'interesse degli italiani, non di altro.